Buongiorno a tutti. Oggi volevo parlarvi di WhatsApp, visto dal punto di vista di Vulcano. Allora, WhatsApp secondo me è un ottimo mezzo di comunicazione perché permette di metterci in contatto e di avere quindi rapporti, diciamo, con persone e scambi, diciamo, di opinioni con persone che sono a noi affini a livello, diciamo, di spirito, di anima, ma che sono magari lontani fisicamente. E quindi è ottimo perché purtroppo capita che abbiamo magari colleghi, persone a noi vicine che non sono a noi affini e con cui la comunicazione non può essere efficace, non può essere soddisfacente. Ma questo non perché io sono sbagliato o la persona è sbagliata, ma perché siamo diverse, persone diverse con idee diverse non possono andare d'accordo. Non per forza le persone a noi sono tossiche perché non vanno d'accordo con noi. Quindi, secondo me, è un ottimo mezzo di comunicazione. Diventa patologico nei casi in cui invece diventa un mezzo di comunicazione unico. Per esempio, conosco una persona, una ragazza, che mi ha raccontato che un suo collega l'ha contattata via WhatsApp e, diciamo, in qualche modo voleva creare una storia solo esclusivamente immaginaria via WhatsApp, ma di persona non la filava di pezza. Questa cosa ha creato un profondo, diciamo, disagio psicologico a questa mia amica. E voi direte, la tua amica, vabbè. Perché comunque si è sentita in qualche modo a disagio, pensando come mai mi contatta solo via WhatsApp e di persona non mi fila di pezza, cos'ho che non va? Cara amica, tu non hai assolutamente nulla che non va. Il problema ce l'ha la persona psicopatica che ti ha contattato, per cui se anche a voi vi capitano fatti di persone a voi vicine che in qualche modo vogliono solo un rapporto virtuale, il problema ce l'ha quella persona che non riesce ad affrontare la realtà e ad avere, diciamo, dei rapporti reali. Per cui, donne, a tutti quelli che in qualche modo vogliono un contatto solo WhatsApp e sono a voi vicini, cioè hanno la possibilità di contattarvi personalmente, dateci un taglio. Sono persone tossiche, sono persone che vi creano un disagio quando il disagio ce l'hanno loro. Perché io credo che questa sia una tendenza, diciamo, io e tua amica tanto per scherzare, però voglio dire, capita spesso, ne leggo di ogni. E sicuramente più delle volte capita alle donne di essere oggetto di, diciamo, di questi contatti strampalati. E so che spesso e volentieri, se una persona è fragile, può essere soggetta a depressione, di fronte a atteggiamenti di questo genere, ma sappiate che voi siete delle grandi e che il problema ce l'ha la controparte che vi contatta, che ha dei grossi problemi psicologici. Noi non siamo infermiere, non siamo le infermiere di questa, diciamo, psicosi collettiva, per cui chiudete completamente la comunicazione e eventualmente cercherà sicuramente altre vittime di questo gioco perverso, ma a noi non ci riguarda. A noi non ci riguarda, non si dice, ma comunque non ci riguarda. E detto questo, vi saluto. Ciao.